Azzalini, attenzione, Azzalini contro il collega Zanella, c'è un disastro qui in tribuna. Azzalini, tiro parato di Zanella. Incredibile, mura la sua porta, rigore parato con Zanella, sommerso dagli abbracci dei compagni. Azzalini è andato a sparare sul collega, tentato un tiro di forza, e qui il calcio regala emozioni su emozioni. Visentin che va da Zanella, lo ringrazia per averlo salvato dopo il pasticcio che aveva combinato mettendo giù Tonel. Parata, partita veramente memorabile quella che vi stiamo commentando allo stadio di San Giacomo di Veglia. Siamo al 47esimo, 3 minuti al termine, un epilogo di fuoco con il rigore segnato da Sagrillo fra le proteste dei giocatori di casa e poi quello parato di Azzalini. Tanto D'Ambrosio verso Mores, 9 contro 11, ricordiamo, Vi San Giacomo falcidiato anche dall'assenza, l'espulsione di Sandro Tormen, deve fare a meno anche di Mognol e di Bolzan. Panchina della Ditta Moriago in cui tutti i giocatori sono in piedi, tanto si attarda la battuta in avanti, Visentin tenta di proteggere il pallone e anche di perdere tempo per avvantaggiare la squadra, di sortirsi ancora in avanti, di tenere alta la guardia. Visto laterale di Mores, ancora Visentin sul filo dell'out, poi Mores sta giocando. Vil San Giacomo all'arembaggio, ora vuole ripartire, possa mai, il 48esimo minuto, 2 al termine. La fiondata a cercare Zoppè, protetto da Ivan Feltrin, il portiere Zanella che si permette anche di scartare il giocatore, pallone che viaggia qui in tribuna. Una panchina tutta in piedi, quella della Ditta Moriago, con mister Marchetti che sta urlando a pieni polmoni. 2 giri di lancetta, anzi 1 minuto e mezzo al termine della partita, con numero 16 Peruc che calibra in avanti, l'uscita di Zanella che si scontra quasi con Zoppè. Nulla da fare però per le sorti in avanti della squadra locale di Vil San Giacomo, una partita che si è via più surriscaldata in un infuocato finale. De Zan verso D'Ambrosio, posizione di fuorigioco, 60 secondi al termine del tempo di recupero. Non è ancora finita, ma attenzione, l'Ardita Moriago è in vantaggio e potrebbe passare il turno. Di testa va Pasquali, poi contiene il pallone in campo De Zan, cerca di perdere anche lui secondi preziosi, 30 secondi al termine. Pasquali rotola a terra, qui scintilla con De Zan, avanti alla panchina di mister Marchetti che va a riprendere il suo stesso giocatore Azzalini. Tutta la Vil San Giacomo in avanti, il cross di Azzalini, attenzione di testa Ivan Feltrin, Pasquali, poi De Zan allontana sparando via. È finita! L'Ardita Moriago arriva in finale dei playoff e può giocarsi la promozione o con Zero Branco o con l'Olmi Callalta. Soddisfazione per i giocatori bianco-verdi che stanno gioendo. Proteste per Pasquali, scusate, andiamo con l'immagine su Pasquali. Quindi intanto ci sono gli abbracci, qui c'è un parapiglia, sta succedendo il parapiglia, attenzione qui i giocatori del Vil San Giacomo, il guardaline che sarà scortato fuori, un finale increscioso mentre può iniziare la festa dell'Ardita Moriago. Pasquali ancora polemico, che viene trattenuto dai compagni. Il rigore di Sagrillo per attenamento di Mores, vale il passaggio del turno, speranze infrante per il Vil San Giacomo che ha sbagliato 2 calci.